Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News Lavoro. Il governo presenta l'emendamento che riscrive l'articolo 4. Auto, cresce il mercato in Europa. Immigrati sbarcati a Catania, più di 500 migranti. Il governo ha presentato l'emendamento che riscrive l'articolo 4 della delega sul lavoro, prevedendo tra l'altro il contratto a tutele crescenti per i neoassunti. Nella proposta non si fa riferimento all'intenzione di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Cresce il mercato delle auto in Europa, le immatricolazioni fanno segnare un aumento del 6% nei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita del 2,1% in agosto. Sono i dati ACEA a fotografare l'andamento del mercato nel vecchio continente. Complessivamente le immatricolazioni sono state 688.464. 524 migranti sono stati sbarcati a Catania dal pattugliatore sirio impegnato nel dispositivo della Marina Militare Mare Nostrum. I migranti sono stati raccolti in diverse operazioni di soccorso tra lunedì e martedì a sud di Lampedusa. Tra di loro ci sono oltre 140 minori. Tragedia a Tortona, in provincia di Alessandria, dove un uomo ha ucciso a fucilate la sorella di 69 anni per una lite sull'eredità. L'uomo, 73 anni, poi ha chiamato i carabinieri. Fratello e sorella abitavano uno di fronte all'altra. Raid aerei del regime siriano contro Talbissè nella provincia centrale di Homs. Il bilancio è di almeno 48 morti, tra i quali alcuni ribelli. Lo rivelano gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Tra le vittime molte donne e bambini. Italia divisa in due, con temporali al nord-ovest e sole al centro-sud per l'anticiclone africano che si sta espandendo sul meridione. Oggi il tempo peggiora sul Piemonte con piogge diffuse e temporali. Le temperature sono in progressivo aumento, raggiungeranno i 35-36 gradi nel weekend. Due reti di Tevez nel secondo tempo e la nuova Juventus di Allegri supera la prima di Champions League contro gli svedesi del Malmö. Tevez, che torna al gol nella competizione europea dopo 5 anni e 5 mesi, regala così ai bianconeri la vittoria nel girone. Sull'altro campo l'Olympiacos ha battuto 3-2 l'Atletico Madrid.